Oggi voglio mostrarvi come utilizzare il termovinile nei materiali difficili. Cosa intendo per difficili? Sono i materiali che hanno una scarsa resistenza al calore. Allora, il TNT è senz'altro uno dei materiali più difficili in assoluto, salvo non sia proprio concepito per stampa sublimatica, quindi ha una resistenza molto alta al calore. Tutti gli altri tessuti, diciamo, sintetici hanno una resistenza al calore minima, di conseguenza bisogna stare attenti. Per esempio, uno di questi è il poliestere e non tutti i tipi di poliestere sono uguali. Infatti, molte persone dicono: io magari acquisto una maglia in poliestere perché così sono sicura di poter trasferire l'infusible. Questo non è vero perché, ripeto, non tutti i tessuti sono concepiti per sopportare le altissime temperature. Oggi vi mostrerò come, appunto, utilizzare, soprattutto quali materiali utilizzare quando andiamo a trasferire delle scritte o delle immagini, non con l'infusible ovviamente, ma con un tipo particolare di termovinile. Su dei materiali complicati, in questo caso io farò il trasferimento su uno zainetto. Quindi procediamo subito e realizziamo velocemente un progetto. Allora andiamo qui nell'archivio immagini e scriviamo Unicorn Face Mask. Facciamo clic sulla lente per avere i risultati. Io seleziono questo unicorno. Dopodiché vado a scrivere nella ricerca Sparkle Unicorn. Faccio di nuovo clic qui sulla lente. Allora vado a prendere questa scritta e faccio clic su Inserisci immagini. Eccole qua, adesso le nostre due immagini sono state importate nel progetto. Che cosa vado a fare? Allora, semplicemente vado a ricolorare il mio unicorno. Ovviamente non lo farò di colore nero, ma non ve lo lascio di colore bianco come andrò a farlo io, semplicemente perché non lo vedrete bene in fase di progettazione. Adesso vado anche a fare la stessa cosa qui, quindi vado a modificare i colori, seleziono tutti i livelli e vado a inserire lo stesso colore a tutti per avere un'idea indicativa del risultato finale, anche se il colore non corrisponde. Adesso seleziono così e vado a vedere la dimensione è di 21,9 per 10. Io andrò a farlo di circa 21. Faccio una cosa di questo genere e semplicemente adesso seleziono tutto e faccio collega. Adesso vado a fare clic sul pulsante Crealo, faccio ancora continua. Prima però vado ad attivare qua il tasto capovolgi perché sto andando a utilizzare del termovinile. Faccio sempre clic qui appunto su continua. Vado semplicemente come sempre a diciamo a selezionare il mio materiale. Faccio sfoglia tutti i materiali, scrivo Iron On, vado a vedere tutti quelli che ho a disposizione e io vado a selezionare Everyday Iron On, quindi vado a fare clic qua su fatto e adesso la mia macchina è pronta per il taglio. Ecco qua, questo è il nostro unicorno con la scritta già tutto spellicolato. Sono andata a utilizzare un prodotto della Caesar che si chiama i5 e serve proprio per fare applicazioni di questo genere, quindi applicazioni su tessuti molto delicati. In particolare si può utilizzare per i tessuti tecnici di nuova generazione, che sono quelli che assolutamente non resistono alle alte temperature. Ovviamente si può utilizzare anche su un tessuto normale, quindi il cotone, tessuti misti e poi il poliestere è quello che in genere non si può stirare. Qual è la particolarità di questo termovinile? È che si può trasferire a temperature molto basse, stiamo parlando di 120 gradi e per tempi molto ridotti, quindi 5 secondi. Per cui non dico tutti, ma quasi tutti i tessuti resistono a temperature di questo genere, soprattutto se viene. Il trasferimento viene eseguito rapidamente. Quindi
Quindi andiamo subito a vedere come funziona. Allora, io prendo il mio zainetto, questo qua come potete vedere è un tessuto proprio di quel tipo di cui vi ho parlato, cioè quei tessuti che non resistono alle temperature, cioè non resistono alle alte temperature. Vedete che ha questo rivestimento molto lucido che è simile al nylon e in genere non, insomma, ha una scarsa resistenza al calore. Quindi andiamo a posizionare la nostra grafica esattamente come la vogliamo noi, andiamo a centrarla. Chiaramente lo zainetto è anche difficoltoso proprio come tipo di prodotto, perché può fare delle pieghe, sicuramente qualche piega lo farà. Vedete che questo è un tessuto che si piega molto facilmente, quindi quando mettete la pressa, per quanto potete cercare di tirare, dovete fare così, cercare di tirare il più possibile il tessuto in modo che rimanga bello liscio quando passate la pressa, però comunque qualche piega potrebbe venire ugualmente. Quindi una volta centrata la nostra grafica, prendiamo la pressa. Ho impostato la temperatura di Cricut Easy Press a 120 gradi per 5 secondi, quindi adesso la prendo e vado subito a posizionarla sullo zaino. Eventualmente potete utilizzare della carta siliconata per proteggere ancora di più il tessuto. Ecco qua, 5 secondi come potete notare sono proprio un attimo, attendiamo appena un secondo che diventi tiepido per togliere il supporto. A questo punto possiamo togliere il liner, quindi il supporto del termovinile, per vedere se la nostra scritta è stata, la nostra scritta e anche il nostro unicorno è stato trasferito correttamente. Vi ricordo solo che per il trasferimento dell'i5 ci vuole una pressione molto alta, quindi essendo una pressa manuale dovete spingere molto molto forte. Allora andiamo piano piano a togliere il liner e vediamo se il trasferimento è andato a buon fine. Allora, quando il liner, vedete che si sta togliendo molto facilmente, quindi non fa attrito, vuol dire che il trasferimento è corretto. Ed ecco qua, questo è il risultato, come potete notare è molto bello, ma cosa molto più importante, il tessuto non ha scolorito per niente. Siamo riusciti anche a non fare pieghe, perché tirando, come vi ho spiegato, diciamo che siamo riusciti a evitare le pieghe, nonostante sia un tessuto che si piega molto facilmente, che si sarebbe comunque potuto piegare o rovinare, perché le fibre con il calore possono rovinarsi, anche se questo diciamo sicuramente non ha le fibre come il cotone, però per esempio se voi andate a utilizzare il TNT e il calore è troppo elevato, si arricciorebbe tutto. A questo punto il tutorial è terminato, come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia per ottenere assistenza gratuita.